Torino è la città del cinema. Il cinema italiano, sono in pochi a ricordarlo, ha mosso qui i primi passi. I fratelli Lumière erano di Lione, poco oltre le Alpi, a 300 km dalla capitale sabauda. Torino era il primo ovvio terreno di conquista per i geniali fratelli francesi. Eravamo nell'ultima decade del XIX secolo. Il cinematografo dei fratelli Lumière sbarcava allora nel Regno d'Italia, facendo tappa proprio a Torino. Nascita di Cinecittà, voluta dal Duce nel 1937, la casa del cinema italiano era almeno in parte ancora Torino. Cabiria fu girato nel 1914, sceneggiato da Gabriele D'Annunzio, per la regia di Giovanni Pastrone. Un colossal muto di oltre 3 ore, ambientato al tempo della Seconda Guerra Punica. Costò 20 volte un film medio dell'epoca. È il film muto più importante della storia del cinema italiano. Insomma, ogni storia italiana che racconti di cinema ha senso che parta da qui, anche questa. C'era una volta un esploratore, anzi un fotografo, ma anche un cineasta. Si chiamava Alberto Maria De Agostini. Ha fondato l'istituto geografico più famoso d'Italia ed era un prete salesiano, missionario, biellese di nascita e torinese di adozione. Nel 1933, quando il cinema iniziava a conoscere il sonoro, produsse quasi da solo un film che fece epoca e che raccoglieva materiale filmato dagli anni 10 in poi, Terre Magellaniche, girato nella Patagonia argentina. Non era un caso. In quegli anni molti missionari, spesso italiani, cinepresa in spalla e Vangelo nello zaino, iniziavano a raccontare la loro vita da Indiana Jones ante litteram, in Asia, Africa e America Latina. Una vita avventurosa, in mezzo a nucoli di selvaggi, quasi sempre pericolosissimi. È così che accanto ai grandi generi del cinema delle origini nasce il cinema missionario, anche se per qualcuno tutto ciò non è mai accaduto. Sono Maria Francesca Piredda e collaboro all'interno dell'Università Cattolica di Milano. Precedentemente ho lavorato all'Università di Bologna, dove ho fatto il dottorato proprio sul cinema missionario. E sono giunta a questo tema un po' per caso, nel senso che io lavoravo sul cinema coloniale italiano e mi sono imbattuta in un articolo che parlava di un film girato da missionari. A quel punto mi si è accesa una lampadina, mi sono chiesta, sarà mica l'unico film? In effetti non era l'unico. Da qui ho iniziato una ricerca, devo dire, molto complessa, di tante porte chiuse, perché sono andata veramente a chiedere direttamente ai missionari, agli istituti missionari, se sapessero di film che avevano girato. E la maggior parte dei missionari mi ha detto no, assolutamente, noi non abbiamo mai fatto cinema. E invece veramente con grande pazienza sono usciti fuori tantissimi film, parlo di almeno 300 titoli, dei quali purtroppo molti non si sono conservati. E su questo ho costruito un lavoro, un dottorato, 2 libri, insomma tutta, tra virgolette, una vita di ricerca. Maria Francesca Piredda è forse la più autorevole esperta italiana di cinema missionario. L'abbiamo incontrata al Museo del Cinema di Torino, che si trova all'interno della Mole Antonelliana, uno dei più bei musei al mondo, tra quelli dedicati alla settima arte. Il cinema missionario, diciamo che si definisce un gruppo di film che ha determinate caratteristiche
prima di tutto il fatto che sono film realizzati da missionari. Poi al loro interno questo gruppo di film ha caratteristiche molto differenti, per cui per esempio abbiamo da una parte i documentari, dall'altra parte i film di finzione, e dentro i documentari quelli di taglio più naturalistico, antropologico, altri invece con un carattere più propagandistico. Per quanto riguarda i film di finzione invece si dividono nei cosiddetti proprio generi, per cui abbiamo il western come Fiamme, che è un film dei Saveriani del 29. Contro il delitto una voce si leva alta e angosciata, la voce del missionario, l'amico, il padre. Un western, strano ma vero, è stato girato nell'Appennino Tosco Emiliano in estate da alcuni missionari che facevano ritorno a casa per qualche mese. Volevano provare a raccontare nel modo più efficace possibile il loro lavoro, l'epopea di giovani missionari bianchi alle prese con popolazioni ovviamente selvagge e pericolose. Niente di meglio che raccontarlo con un film di genere. Gli ingredienti ci sono tutti. L'impegno produttivo è evidente, la riuscita forse un po' meno. Il cinema missionario fatica a sfondare e questo non vale solo per Fiamme. Dobbiamo scoprirlo e cacciarlo via. Fiamme è stato, diciamo, il secondo esperimento dei Saveriani. Prima c'era il Nido degli Aquilotti, che purtroppo non si è salvato, quindi non sappiamo esattamente di cosa parlasse, però pare che abbia avuto la stessa impronta western. Fiamme sì, poi è eccezionale, soprattutto perché è il primo film di finzione missionaria che si è integralmente conservato, anzi uno dei pochi che si è conservato. Ed è interessante perché è stato girato in un'estate sugli Appennini, sull'Appennino Parmense, da un gruppo di missionari che ha deciso così di passare le sue vacanze, quindi è veramente un'opera a sé. Già degli anni 20 il western, il cinema western è considerato forse il cinema più maggiormente diffuso, ecco, nell'immaginario collettivo, nel senso che i capolavori del western, intendo il western hollywoodiano, devono ancora essere girati, penso ad Ombre Rosse, per dire, di Ford, che è del 39. Però già esistono degli esempi di cinema western che sono arrivati in Europa e che possono aver colpito molto soprattutto il pubblico giovanile, e i missionari spesso hanno l'esigenza di raccogliere un pubblico che sia soprattutto di ragazzi, anche per avvicinarli alla causa missionaria. D'altronde questi ragazzi potrebbero diventare in futuro appunto dei missionari, quindi vogliono dare l'idea di una vita missionaria comunque avventurosa e non legata, diciamo, alla chiesetta di campagna. Riassumiamo. Dopo che i Lumière sono transitati a Torino e il cinema ha preso il volo anche qui in Italia, un nutrito gruppo di religiosi cerca di parlare del lavoro svolto dai missionari usando la celluloide, ma l'operazione non riesce appieno. Come mai? In effetti la qualità di questi film è abbastanza limitata, no? Il linguaggio cinematografico è usato veramente nei minimi termini, però è assolutamente un capitolo della storia del cinema, ancora purtroppo poco conosciuto, ma assolutamente interessante. Ma cosa può rendere interessante negli anni 30 e 40, agli occhi di un pubblico che inizia a scoprire il cinema, un genere ancora così poco catalogabile come quello missionario? In terra lontana viveva una razza sana e gagliarda. Il fatto che dei missionari si siano cimentati, no, nell'attività di cineasti è piuttosto curioso, e quindi è un cinema che si interseca con il mainstream, no, la produzione grande, e con l'amatorialità. E dall'altra proprio per i temi, per gli ambienti, per le situazioni che questi film raccontano, no? Sono mondi per lo più sconosciuti, soprattutto nel periodo in cui questi film sono stati girati, offerti a un pubblico occidentale assetato di esotismo e di novità. Allora questi film una loro identità ce l'hanno e rispondono a una richiesta del pubblico. Raccontano l'esotico, il lontano, il selvaggio. In fondo siamo in piena bagarre coloniale. L'Occidente, ricco e civilizzato, voleva un posto al sole. Ma esiste l'anno zero del cinema missionario? È difficile dire quale sia il primo film missionario, nel senso che dobbiamo attenerci alle fonti di cui disponiamo.
E in base a queste il primo film missionario è stato realizzato da Cappuccini e del 1922 si intitola L'Italia in Eritrea e l'opera delle missioni. Si tratta di un film molto lungo perché la pubblicistica del tempo ci dice che era un film che durava almeno 6 ore, quindi una lunghezza per noi ormai improponibile. E in qualche modo descriveva l'attività dei cappuccini nel Corno d'Africa, che era la prima colonia africana dell'Italia, e la collaborazione tra colonialismo italiano e diciamo missionari cappuccini che vivevano a stretto contatto, per cui vediamo per esempio appunto la missione, le piantagioni, ma anche la visita del governatore alle missioni e alla popolazione locale. Abuna Messias è stato girato nel 1939 da Goffredo Alessandrini. Racconta la seconda missione in Etiopia del cardinale Guglielmo Massaia, missionario astigiano, cappuccino, avvenuto a metà dell'Ottocento. Vinse la Coppa Mussolini come miglior film italiano al Festival di Venezia. Il regime ne fece un film coloniale, trasformando la vita del Massaia da missionario a neoconquistador capace di portare la civiltà nella selvaggia Africa. Ci sono voluti decenni perché la figura di Guglielmo Massaia recuperasse lustro. Abuna Messias in realtà è un'operazione un po' sotto traccia, nel senso che sono stati 2 saveriani in effetti a scrivere il soggetto, però non è una cosa che è stata pubblicizzata, perché tra l'altro quel film viene dopo un'enciclica, la Vigilanti Cura del 36, in cui sostanzialmente il Papa proibiva ai cattolici di fare i film, per cui i missionari, e questa è una cosa anche questa che ritorna, in qualche modo vanno contro o non seguono alla lettera le indicazioni che vengono dal Vaticano. Il mondo missionario si muove controcorrente rispetto al resto della Chiesa cattolica. Il cinema non convince le gerarchie vaticane. Diffidano e diffidano il mondo ecclesiale a farsi coinvolgere. Ma i missionari, per primi, colgono l'importanza della novità costituita dal cinema, che ha sempre maggior successo. Al pubblico piace. Perché rinunciare a un'occasione di propaganda così efficace e innovativa? Capita spesso che la Chiesa abbia un atteggiamento, diciamo, proibitivo rispetto al cinema, cioè è vista come una macchina comunque diabolica da usare con grande attenzione e accortezza, mentre i missionari hanno un atteggiamento molto più propositivo e aperto, vedono invece nel cinema uno strumento che può servire alla propaganda religiosa, per cui la usano abbondantemente, ecco, rispetto almeno a quanto faccia il cinema cosiddetto cattolico. Ti vedo turbato. Non posso sopportare che per causa mia sia scoppiata questa guerra. E chi ti ha detto che questa guerra avvenga per causa tua? Te lo ha detto Alem? No, non importa chi me l'ha detto, ma tu sai che è così. E io darei la mia vita per impedire questa strage. Intanto il cinema viene percepito come l'ultimo anello di una catena di macchine, no? che fanno uso dell'immagine e che possono essere usati per la propaganda, a partire dalla lanterna magica, no? Per arrivare alla macchina per proiezioni luminose e via dicendo. Per cui è un'altra macchina da usare, ovviamente diversa dalle altre, ma sulla stessa linea. Dall'altra forse c'è questo spirito avventuroso che secondo me i missionari hanno comunque quasi congenito. Loro appunto conoscono questo oggetto, ne capiscono, ne intuiscono prima di altri le potenzialità e si cimentano appunto nel suo uso. È chiaro che poi con gli anni l'atteggiamento cambia, da un approccio che inizialmente è molto amatoriale diventa invece sempre più professionalizzante e professionale. Il catechista invita ancora una volta il capo a recarsi alla missione. Tu devi farti cristiano perché presto lo saranno tua moglie Wino e i tuoi figli. Mutana prende allora la decisione più importante della sua vita. Egli andrà alla missione e seguirà i corsi del catechismo. Purtroppo i libri contabili, no, non si sono conservati e aggiungo anche che spesso gli stessi missionari, intendo moderni, ecco, non hanno molte notizie su ciò che facevano i loro predecessori e sul perché lo facessero.
Posso dire però che sì, i film costavano effettivamente, però fruttavano anche, per cui a partire, non so, ho citato prima l'Italia in Eritrea e l'opera delle missioni, quel film guadagnò tantissimo perché riuscì ad ottenere l'attenzione addirittura del sovrano, ma anche di onorevoli come Mussolini, che al tempo appunto era solo un onorevole. Altri film hanno dei circuiti, diciamo, di distribuzione più limitati, quelli dei Saveriani girano nel Parmense ma ottengono in cambio delle offerte, quindi potremmo dire che a partire, diciamo, già dal secondo i film che vengono realizzati si autofinanziano, cioè un film tira dietro l'altro. È anche vero che si tratta di film che servono a propagandare la causa missionaria, non si tratta solo di far soldi ma di far conoscere i missionari in Italia e nel mondo. Il cinema missionario, nonostante le perplessità di Oltretevere, è una realtà e tende a professionalizzarsi sempre di più. Forse fatica a trovare un'identità precisa, ma comprende che per fare ancora un piccolo salto di qualità è necessario investire ancora. Era nostra intenzione filmare, con il consenso delle autorità locali, un'esauriente documentazione dei principali problemi del paese. Volevamo far conoscere alle altre nazioni le necessità di quella gente, affinché finalmente concreti aiuti venissero convogliati verso il Bangladesh. E poi diventano professionisti fino a fondare delle case di produzione a partire dagli anni 50 e 60 e ancora oggi producono documentari. È una storia semplice quella che mi accingo a narrarvi, semplice e naturale come le persone che l'hanno vissuta, come gli elementi umani di cui si compone. Dopo circa un anno di assenza, tornavo nell'Africa centrale, in Urundi, ed in compagnia del fratello Alberto e del catechista Petero, mi dirigevo al villaggio del capo Ngoma per stabilirvi una nuova missione. Almeno fino agli anni 40-50 può fare tutto anche un'unica persona che si improvvisa appunto sceneggiatore, regista, operatore, tra l'altro con risultati anche buoni, considerando che si tratta appunto di non professionisti. Poi la macchina diventa più complessa, per esempio a partire dagli anni 50 i missionari si rivolgono a professionisti del settore, soprattutto per le operazioni più complesse, cioè appunto le riprese e poi il montaggio, mentre nella scrittura diciamo l'autorialità rimane ancora fortemente missionaria. Farà la parte di Babbo Natale, sua moglie farà la parte della Madonna. Ascoltatemi tutti, voglio che facciate quello che vi dice la signorina, capito? Seijan, tu sarai un pastore, ricordalo. Ehi, capo. Sì? Buffonate di questo genere non ne ho mai fatte. Sta zitto e prendi il costume. Ci sarebbe una parte nella quale c'è da scolare qualche bicchierotto? Il Natale è una cosa seria. Me ne dispiace proprio. Kitty, è vero che fai la parte dell'angelo con la moglie del corsaro? Sì, non ti sembro abbastanza adatta? Già, ma questo non sono io a dirtelo. Sentite, non dovete preoccuparvi. Vi basti sapere che questa è la storia di una nascita di 2000 anni fa. Voi dovete soltanto vestire da pastori e procedere lentamente quando i bambini si mettono a cantare. Siamo tutti d'accordo? Beh, se è per così poco. Potrei individuare tre figure, secondo me, importantissime. Uno è padre Frassinetti, che è un padre saveriano che ha lavorato tra gli anni 20 e gli anni 40. Perché è stato estremamente innovativo e originale. In un momento in cui appunto il cinema missionario muoveva i primi passi e quasi tutti giravano documentari, questo padre ha pensato di girare dei film di finzione, dei western addirittura. Poi sicuramente padre Panciroli, che invece è un comboniano che ha lavorato soprattutto negli anni 50, che ha rivestito anche dei ruoli molto importanti all'interno del Vaticano, il quale è innovativo perché è il primo italiano che decide di girare un film in Africa
Africa con attori africani, un film di finzione, e anche questo è innovativo. Se poi invece pensiamo a un missionario che ha raccolto tanti frutti nel suo lavoro, sicuramente Padre Carlesso, anche lui saveriano, che ha ottenuto tantissimi premi, soprattutto dal Ministero del Turismo italiano, proprio per le sue opere documentarie girate soprattutto nel sud-est asiatico. Tra i primi atti di noi sopravvissuti ci fu la restaurazione di una piccola cappella per pregare, per chiedere a Dio di concedere pace ai nostri morti, di perdonarci per il male che avevamo commesso in quel lungo periodo di avversità. Il nostro canto doveva ancora essere una supplica al Signore perché proteggesse tutti noi. Io però, mentre seguivo la melodia, chiedevo mentalmente aiuto a Cristo per la mia famiglia e per me. Dimentico di tutto e di tutti, imploravo che mi venisse concesso un po' di riso, che i miei figli non si ammalassero di colera, che le forze mi consentissero di costruire un tetto per i miei cari. È chiaro che non sono quei film che uno dice, beh, me li riguardo tante volte e mi appassionano, perché il cinefilo alla fine fa del film un oggetto di culto. Non sono oggetti di culto, sono oggetti di studio. Quindi più che interessare proprio il cinefilo puro, interessa, diciamo, l'accademico, lo studioso di cinema, perché sono film che sollevano diverse domande. Perché sono stati realizzati? Che cosa i missionari volevano dire? Sono film realisti, soprattutto i documentari, ci dicono veramente che le civiltà che andavano a raccontare erano così, oppure ci dicono di più sugli autori che li hanno realizzati? Proviamo ad analizzare un caso concreto. Per i loro primi 50 anni di presenza nel Kenya, i missionari della Consolata producono un film documentario di grande interesse. Lo stile e i toni narrativi sono ancora intrisi del ventennio fascista. Sembra di essere di fronte a un vecchio cinegiorno alle luce e di ascoltare le auliche narrazioni delle gesta gloriose del regime. La Consolata, la regione del Kenya. Altipiano ondulato dove campi e praterie si alternano con steppe e foreste. Alle falde di uno fra i più imponenti massicci africani, il Monte Kenya. Invece si parla di chiesa missionaria. Il regime non esiste più. Le scorie culturali sì, e si vede. Trovarono una gente di animo mite e buono, ma di religione e di civiltà estremamente primitiva. Al lavoro anche pesante, fra cui la macinazione dei cereali con metodi rudimentali, attendevano principalmente le donne con i loro piccoli legati sul dorso. Sicuramente è corretto, soprattutto quelle scene in cui, per esempio, vediamo le ragazze africane fare esercizi fisici, no? La ginnastica in cortile, che veramente ricordano le tipiche attività che si facevano nelle scuole durante il periodo fascista. Il fascismo è morto ufficialmente, ma l'Italia fascista fa fatica, no? A liberarsi dai modelli culturali in cui si è formata, per cui anche la formazione che i missionari propongono alle popolazioni indigene, quelle di una formazione spirituale ma anche fisica, tant'è vero che lo si vede sempre nel documentario, una prima cosa che va insegnata è l'igiene, la pulizia personale e poi ovviamente anche una professione, un titolo di studi e via dicendo. Varieme è felice, è entrata fra le alunne. Già. Che cosa ci dicono? Tralasciando per un attimo lo stile, questi film ci dicono che il mondo missionario è quanto mai attento, capace di fare massa critica e di sviluppare idee e strumenti di comunicazione. E lo fanno con una buona dose di maestria, vestendo i panni del cineasta. Lavorano sul campo, si misurano con i generi e non lo fanno da soli. Le loro comparse sono vere. Per essere più precisi, sono i loro fedeli che si prestano al gioco narrativo. Chissà se e fino a che punto ci fosse una condivisione anche negli intenti. Ma ci sono delle difficoltà. Egli dovrebbe ora prestare aiuto alla propria famiglia. In effetti la prima domanda che ci dobbiamo porre di fronte a un film del genere è: quello che sto vedendo è tutto reale? Per esempio, una cosa che si nota molto bene nella Croce sul Kenya è che vengono usati due forme verbali differenti. Quando si parla degli usi e rituali africani si usa l'imperfetto, quando si parla invece dell'attività missionaria si usa il presente, il che proprio dovrebbe far pensare ad un'Africa che è completamente morta e un'Africa invece nuova, quella dei missionari, che è tutto
ancora, anzi che adesso è in forza. Quindi possiamo anche ipotizzare che quei rituali che vediamo nella prima metà del film siano stati appositamente costruiti per la macchina da presa, soprattutto le scene per esempio della condanna a morte oppure dello stregone che pratica tutti i suoi sortilegi per cercare di salvare un africano sofferente. Ecco, questo è il limite forse più grande del cinema missionario, non sappiamo bene se quello che vediamo sia reale, però questo secondo me a noi importa poco, perché il film non perde il suo valore è i missionari hanno detto questo, perché hanno parlato così, che cosa ci dicono questi film dei missionari e della cultura italiana da cui provengono. In effetti l'operazione, soprattutto se collocata nel suo tempo, è innocua. Anzi, se si considera che negli Stati Uniti esiste ancora la segregazione razziale e che Martin Luther King è ancora solo uno sconosciuto abitante di Atlanta, la Chiesa missionaria dimostra una ben più ampia visione dell'umanità, anche se il sapore coloniale è più che presente. Centinaia di questi diplomati sono già presenti nelle varie attività della colonia, elementi scelti. Sicuramente appunto i missionari fanno un'operazione coloniale, ma di colonialismo mosso dalle migliori intenzioni, su questo credo non ci sia dubbio. Possiamo certamente dire che proprio in quegli anni però qualcosa è cambiato nella politica proprio della Chiesa. Una curiosità, se si va a leggere i dati sulle vocazioni negli anni 50 si noterà che le vocazioni in Europa subiscono un calo vertiginoso, mentre le vocazioni nei paesi extraeuropei crescono in modo esponenziale. In qualche modo la Chiesa capisce che se non si unisce a un bacino, potremmo dire, di utenza, che quello extraeuropeo, probabilmente andrebbe al collasso. Per cui sì, gli africani sono in qualche modo come noi, possono diventare anche loro dei religiosi, ma è una scelta anche obbligata, proprio dalla necessità di non perdere del corpo ecclesiale. Per esempio l'assassinio e l'avvelenamento. La pena era quella capitale. Dagli esecutori della sentenza. C'è un altro aspetto che nella Croce del Kenya stupisce e che potrebbe piacere ai cultori di genere cinematografici cruenti. C'è una curiosa dose di macabro, come se alcuni eccessi fossero necessari. Possibile? Le prigioni non esistevano e l'istinto di conservazione e di difesa della tribù era legge suprema. Nell'oscuro meandro delle selve il destino si compiva, senza pietà. Devono suscitare da un lato l'interesse, ma dall'altra parte anche il ribrezzo del pubblico occidentale che guarda questi film. Cioè, detto più semplicemente, se loro non presentassero le popolazioni indigene come arretrate, tribali, pericolose, sanguinarie, il pubblico occidentale non sosterrebbe i missionari. Cioè, si domanderebbe, ma scusate, cosa ci andate a fare là, se loro tutto sommato vivono tranquilli e non hanno bisogno di essere civilizzati. Per cui è chiaro che i missionari nei loro film insistono proprio su quegli aspetti che sono diametralmente opposti alla cultura europea per cercare di suscitare l'interesse del pubblico occidentale. Aggiungo un'ultima cosa, questi film si inseriscono anche su un gusto per l'esotismo che ha radici antiche, addirittura andiamo veramente nel 500 e nel 600, quindi non fanno altro che ereditare questa attenzione, no, per l'esotico, ma l'esotico che sia assolutamente differente dalla cultura occidentale. Il mistero che avvolge la morte teneva la morte stessa lontana da ogni capanna. Fossero pure la madre, il padre, i figli, i morenti erano portati nella vicina brughiera. Per quanto possa suonare strano, sembra quasi che il mondo missionario usi il cinema con una certa dose di misurata spavalderia. Per catturare l'attenzione del pubblico si deve osare. C'è una consapevolezza notevole, una strategia che non si preoccupa del politically correct. Il marketing ha le sue leggi e, se necessario, che si usi pure un po' di sangue. Ed era forse anche l'istinto profondo delle genti primitive verso la vita. Ma non sorrideva il bagliore di una fede, l'aurora di una speranza al tragico spegnersi di quelle pupille.
Marketing col sangue, sì, tenendo sempre conto che non sappiamo, insomma, noi sì, ci fanno vedere un vecchio sofferente, ma è molto probabile che subito dopo sia stato aiutato da medici europei, insomma, non è detto che quel stregone veramente lo abbia abbandonato al suo destino crudele. Per cui, ecco, ricordiamoci sempre, quello che sto vedendo, dobbiamo domandarci, quello che vedo è reale? Mi sta raccontando qualcosa che accade ancora oppure mi sta raccontando qualcosa che mi colpisca e che mi induca a credere che l'attività missionaria sia necessaria in quelle regioni. In fondo il cinema è finzione e rappresentazione. I missionari hanno l'esigenza di promuovere se stessi. Ostentare la selvaggia diversità appare la scelta più logica. Le nostre oche del Campidoglio. Padre! Padre! Le sorelle la chiamano! Eranga! 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 Quella donna è venuta a rifugiarsi nella missione. Se hai qualche reclamo da fare, è a me che devi rivolgere. Ci sono dei film, spesso anche senza commento, forse non sono stati ultimati, in cui i rituali che vengono ripresi sono ancora più efferati e quelli probabilmente sono rituali effettivamente ancora in uso, per cui ci sono dei film in cui, non so, vediamo bambini sottoposti ad estrazione dei denti senza alcuna forma di anestesia, ragazze che praticano tatuaggi letteralmente tagliandosi la pelle. Insomma, tutto un insieme di cose che effettivamente per il pubblico occidentale di qualsiasi, direi, periodo storico risulterebbero difficili da digerire. Eppure questo cinema indigeribile, dai contorni sfumati, dalla struttura poco ortodossa per i cinefili doc, degli anni 50 si consolida con decisione. Nascono case di produzione specializzate. Anzi, possiamo dire che tutti gli istituti religiosi che si sono cimentati nella missione hanno scelto anche la celluloide. Se avete visto le molte stravaganze dei films, potrete dirmi che l'Africa è il paese dei selvaggi che passano il tempo a suonare i tamburi e a danzare nel modo più frenetico. Ed io vi dirò che questa è una... Ma questa gente, queste danze non sono l'Africa di cui io parlo, sono soltanto residui del passato dell'Africa. Tra l'altro proprio a partire dagli anni 50 nascono delle scuole, nascono dei corsi, sorgono dei festival in cui i missionari decidono di cimentarsi. Non sempre poi i risultati comunque soddisfano le attese, tant'è vero che proprio su Tosa Maganga ci sono delle recensioni, chiamiamole così, fatte da missionari che giudicano negativo il prodotto proprio per quel tono retorico che lo contraddistingue e che alla lunga diventa poco credibile. Ricordiamoci che siamo quasi in decolonizzazione, l'apice nel 60 quando 18 paesi africani ottengono l'indipendenza. Tosa Maganga è del 61, per cui vive anche di un cambio di mentalità da parte del pubblico occidentale. Sono gli anni del Concilio Vaticano II e la Chiesa Cattolica cambia volto. L'idea stessa di missione viene rinnovata nel profondo. La possibilità di celebrare messa nelle lingue locali apre scenari fino a quel momento impensabili, ma ci vuole ancora qualche anno perché il linguaggio con il quale i missionari si raccontano cambi pelle. Per il momento c'è ancora un selvaggio da salvare. Una caratteristica frequente nei documentari missionari, cioè queste opposizioni anche, diciamo, verbali, no? Luce contro ombra, piuttosto che appunto arretratezza contro progresso. L'idea è ancora quella di un popolo africano ridotto a uno stato infantile, che va assolutamente portato verso la luce del progresso. Si tratta di un atteggiamento che oggi in qualche modo risulta intollerabile, ma lo capiscono anche i missionari, perché a partire dagli anni 70 non c'è più questa prevaricazione culturale, c'è un rapporto un po' più paritario anche con le culture che si va a conoscere. Le suore missionarie ed africane sono il personale medico degli ospedaletti. Con gli anni 70 muta lo scenario e si fa largo la documentaristica con un forte taglio sociale. La Chiesa si schiera accanto agli ultimi non solo e non tanto per convertirli, ma per condividerne la povertà, la sofferenza e l'emarginazione. Sarà la testimonianza da quel momento il caposaldo della comunicazione missionaria.
e il primo megafono sono le sale parrocchiali. Demolisce la resistenza dell'organismo. Hanno delle distribuzioni molto anomale, nel senso che sicuramente hanno una circolazione nelle sale parrocchiali, che sono effettivamente il primo, no, punto di incontro per un pubblico cattolico. Però ci sono anche delle forme di distribuzione veramente atipiche. Per dire, i Saveriani caricavano le loro pellicole su una macchina e giravano per i paesi più piccoli, proiettando i film addirittura nelle piazze. Quindi un modo assolutamente originale e diverso dal cinema con la C maiuscola che noi conosciamo. Almeno in parte i missionari della Consolata sono stati, con i Saveriani, che sono bresciani di fondazione, uno dei treni della comunicazione missionaria. Sono tra i primi a muoversi in questo ambito, ma soprattutto fanno da catalizzatori verso altri istituti. Diventano propulsori per tutto il cinema missionario. Ecco lo sposo. I missionari della Consolata hanno una loro storia, no, nel rapporto con il cinema. Intanto possiamo dire che sono stati tra gli esponenti più interessanti nell'ambito della fotografia, perché c'è anche tutta una storia della fotografia missionaria. Per esempio, ai primi del Novecento ci risulta che Padre Perlo sia stato uno dei più grandi fotografi, in un momento in cui normalmente i missionari non apponevano la loro firma sulle fotografie, lui invece lo faceva, quindi già si riconosceva come un autore con la maiuscola. Ma è stato anche forse il primo ad introdurre una pratica comunissima invece in ambito protestante, cioè le serate con proiezioni luminose. Poi molto interessante, negli anni 50 i missionari della Consolata entrano a far parte di una casa di produzione, anzi la fondano, la Messis Film, insieme a Comboniani e a Pontificie Opere Missionarie. Si tratta di una casa di produzione che insieme all'Oltremare, che invece è dei Saveriani, realizza decine e decine di film, quindi si tratta di una realtà produttiva molto importante. Il cinema missionario è un capitolo in parte ancora da scoprire. È possibile che nelle soffitte o nelle cantine di qualche convento ci siano vecchie pizze di celluloide che nascondono tesori che rischiano di scomparire. Grazie a studiosi come Maria Francesca Piredda, molto è stato recensito, salvato, studiato, organizzato. Sempre a Torino è nata l'Associazione Nazionale per il Cinema Missionario, che si prefigge di digitalizzare, archiviare e rendere disponibile a tutti quel patrimonio. In attesa che gli studiosi di cinema sciolgano i loro dubbi, la sfida è lanciata. Un patrimonio che andrebbe assolutamente rivalorizzato, protetto, perché le pellicole spesso sono conservate in modo non adeguato, e cercato insomma di riportare alla luce.